Il verdetto della magistratura è arrivato, Baby Doll non correrà quella che sarebbe stata la sua ultima giostra del Saracino, dunque il cavallo del cuore di Elia Cicerchia ha superato il limite dei 20 anni, era questo un po' il conquibus se considerare i 20 anni a millesimo come chiedeva Porta Santo Spirito o invece se considerare l'effettivo compleanno. Questa cavallina era nata nell'aprile del 1997, dunque ha superato, diciamo, a calcolo preciso il compleanno i 20 anni, una decisione che comunque non ha sorpreso il quartiere di Porta Santo Spirito, come ci spiega Martino Gianni, che fa capire quanto diciamo erano già pronti a Porta Santo Spirito per questa evenienza. E poi sentiremo proprio Elia Cicerchia come sta vivendo anche dopo la caduta di Ascoli questa attesa della giostra. Ma io credo che da appena sono state messe i piedi nelle scuderie, buongiorno, quanti anni ha la Baby Doll, quindi subito? Subito. Subito. Sì, che era, ma non è che ci ha colto di sorpresa, noi ci si aspettava, anzi, tranquillamente noi siamo andati dritti per la nostra strada. Poteva essere una soddisfazione per Elia, perché era l'ultima giostra fatta con la sua cavallina, la cavallina del cuore di tutti, però se si va a vedere anche nel passato, lui non è che si è mai creato il problema di chi montasse. Ma guarda, lei sicuramente gli fa più piacere che altro, che tanto per un cavallo fare il Saracino non è mai uno spettacolo. Però vabbè, dal punto di vista mio personale mi dispiace, perché poi insomma è un'interpretazione così, ognuno poi gli dà la sua l'interpretazione alla regola. Però dal punto emotivo mi dispiace, perché sapevo che era l'ultima, no? E niente, quindi mi sarebbe piaciuto, sarebbe stata un'emozione nell'emozione. Però vabbè, insomma, la commissione veterinaria ha deciso così, la magistratura ha deciso così, per cui si accetta le cose come sono andate, poi dopo la giostra vedremo un attimino.